Noi ci aspettiamo un ottimo risultato, ma al di là di questo bisogna che qui si parli di una questione centrale. In questa campagna elettorale il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico hanno dato un'immagine del Sud in cui io, che sono per tre quarti meridionale napoletano, non mi riconosco. Cioè l'idea che i problemi del Sud si risolvano con reddito di cittadinanza e 900.000 assunzioni nella pubblica amministrazione. Non è questa la strada. La strada è fare il PNRR, la strada è investire ogni euro disponibile sulla sanità, perché i dati della sanità sono disastrosi, e la strada è investire sull'istruzione e fare quello che abbiamo fatto al governo, cioè contratti di sviluppo con fast track per le grandi aziende, 60% pagato dallo Stato se investi nel mezzogiorno. Questa è la strada maestra. Allora i cittadini del meridione devono scegliere se vogliono essere ributtati in una pratica che è quella dell'assistenzialismo, per cui dipendi dai soldi che ti vengono erogati dal politico di turno, o se vogliono, anche con i soldi del PNRR, finalmente abbandonare questa strada. Questa è una cosa per me importantissima da dire qui. E ricordo che qui ci avevamo Lauro che prendeva i voti regalando le scarpe, ma le pagava lui almeno. Il reddito di cittadinanza è pagato da poliziotti, impiegati, infermieri, medici, non l'ha regalato Giuseppe Conte. È pagato con le tasse degli italiani. Chi non può lavorare lo deve avere, chi può lavorare, si cercano 500.000 figure professionali in Italia, deve essere formato dalle agenzie private, e se dice no allora perde il reddito. Peraltro noi siamo d'accordo sul salario minimo a 9 euro e l'insieme combinata di queste misure, PNRR, salario minimo a 9 euro, basta con l'assistenzialismo, può portare il meridione fuori dal cono in cui è caduto. Ma guardate, è una scelta di campo. Se si vuole stare col meridione arretrato che viene mantenuto coi soldi dello Stato e dei cittadini, tra cui anche i cittadini meridionali, oppure se si vuole essere meridione Europa che fa le infrastrutture, che offre istruzione adeguata, sanità adeguata. Questa è una scelta di campo, unica e vera. Ma il problema dell'Italia governata dalla destra è che l'Italia va fuori dai paesi di testa dell'Europa, perde il controllo del PNRR, perde il controllo dello scudo sulla spread della BCE, e questo determina il fatto che l'Italia rischia veramente l'osso del collo. Una coalizione che si odia su tutto, una coalizione che è in contrasto su tutto, una coalizione che ogni giorno ne spara una, ieri Salvini le province, oggi un milione di persone in piazza, cioè non se ne può più. Qui bisogna andare avanti con un governo serio di larga coalizione, possibilmente con Mario Draghi, sicuramente con quell'agenda lì, e questo è il lavoro che va fatto, signori. Altre alternative per l'Italia sono prendere un muro in faccia. Senta, il no di Draghi lo vede come fu il no di Mattarella? Io sì, penso che Draghi non lo voglia fare, come Mattarella non lo voleva fare. Ma penso che se chiamato dalla patria, se il terzo polo avrà più del 10%, e io sono straconvinto che avrà molto più del 10%, quello che succederà è che inevitabilmente noi diremo si va avanti con Mario Draghi, punto. E Draghi risponderà alla chiamata del paese come ha risposto Mattarella. Senta, come campagna? Le intenzioni di Putin dimostrano la debolezza di Putin. Bisogna tenere i nervi saldi, non escalation delle parole. Stoltenberg deve misurare le parole, perché non è il momento di dire produciamo più armi, munizioni eccetera, ma sostegno all'Ucraina, perché sono parole non di forza, di debolezza. Ma penso anche a Giorgia Meloni, che dice di voler chiudere la campagna elettorale a Bagnoli, perché così dimostra la sua attenzione nei confronti del Mezzogiorno. Ora mi sfugge questo concetto, credo che l'attenzione nei confronti del Mezzogiorno non si dimostri scegliendo il Mezzogiorno, scegliendo Bagnoli come sede del comizio di chiusura, ma si dimostra facendo accadere le cose, governando, affrontando i problemi e risolvendoli. A Bagnoli, per esempio, noi per Bagnoli abbiamo approvato una norma che ha cambiato radicalmente la governance, che ha affidato al sindaco il ruolo di commissario, gli ha affidato i poteri necessari per poter intervenire con decisioni rapide, tempestive, efficaci, lo ha dotato di una struttura tecnica di supporto, e la bonifica di Bagnoli si è sbloccata, l'abbiamo visto settimana scorsa quando la cabina di regia ha preso atto dell'azzeramento dei contenziosi, non ci sono più conflitti istituzionali, abbiamo individuato il sito dove ricostruire Città della Scienza, e sono contenta di quella norma che ha sbloccato la riqualificazione e la bonifica di Bagnoli. Se dovesse nascere un partito unico liberale che tanto auspicate, ma chi lo fa il leader?
Se nasce un partito saremo in quel nobile gioco che si chiama democrazia. Quello che faremo lo decideremo il giorno dopo. Oggi per questa campagna elettorale abbiamo scelto di affidarci alla guida di Carlo Calenda e, a differenza di tutto quello che ciascuno di voi scommetteva, non abbiamo neanche litigato. Quindi abbiamo, so di molti vostri colleghi che hanno perso scommesse perché io con Calenda non ci ho litigato, e quindi sono ben felice di dirvi che questa scommessa di Azione, Italia Viva e di Carlo Calenda sta funzionando. Quello che vedrà lo vedremo. Le posso dire che siccome nel 2024, che è il prossimo passaggio, si vota alle europee, e alle europee si vota sulla base anche delle famiglie europee, la Meloni e Salvini stanno con Orban e Le Pen, Conte sta con Mélenchon, PD come al solito non ha ancora deciso, e noi staremo con Macron. È una vicenda molto complessa, perché quando parte una guerra sono tutti bravi a parole, poi però farla finire è veramente un'opera complessa, e quindi da un lato bisogna continuare a aiutare gli ucraini, perché è giusto, e dall'altro però contemporaneamente bisogna tenere aperto un canale di dialogo sempre. La diplomazia serve a questo, in particolar modo nei momenti in cui si rischia l'irreparabile. Dunque io avverto la complessità del momento e credo che ci sia bisogno di tenere in piedi queste due posizioni: vicinanza agli ucraini e posizionamento internazionale a sostegno dell'Ucraina, e contemporaneamente però un canale diplomatico per arrivare a un accordo e a dei colloqui di pace vera. C'è questo problema in Ucraina, c'è il problema nel mare cinese, Taiwan, c'è una situazione di estremismo islamico complesso, anche per questo occorre una politica estera degna di questo nome. Insomma, è bellissimo volare nelle trattorie napoletane, ma il ministro degli esteri deve occuparsi di cose serie. Guardi, il Movimento 5 Stelle, così glielo spiega a quelli del Movimento 5 Stelle, in questi anni ha governato con un Presidente del Consiglio per 3 anni, non ha messo un centesimo in più di quelli che noi avevamo messo, perché se lei va a guardare gli stanziamenti, che non sono le slide di Casalino, che non sono le veline di Giuseppe Conte, gli stanziamenti veri, i soldi, vedrà che gli unici soldi per l'ecoballe li ha messi il governo Renzi. Poi io penso che De Luca potesse essere più rapido nello smaltire. È anche vero che la indegna propaganda del Movimento 5 Stelle in Campania a Napoli è sempre la stessa. È quella di un partito che finge di essere arrivato oggi. Questi hanno governato per più tempo di quanto ho governato io, ma i soldi delle ecoballe ce li ha messi Matteo Renzi, non Giuseppe Conte. Però cosa fa Conte? Viene e promette il sussidio e in cambio chiede il voto di scambio clientelare che Giuseppe Conte sta facendo nel Mezzogiorno. Non è che non fa onore al Movimento 5 Stelle, io del Movimento 5 Stelle non ho nessuna stima, non fa onore all'idea di Mezzogiorno, perché dà l'idea che voi siate una popolazione che può essere semplicemente convinta attraverso un sussidio per uscire dalla povertà. Avete mai visto uno uscire dalla povertà con 400 euro al mese? Ma dove vivono? Per uscire dalla povertà portate gli investimenti, portate il lavoro di qualità, portate le grandi aziende che danno lavoro ai ragazzi che escono dalla Federico II, portate le persone che sono in grado di creare sviluppo. Napoli ha tutto, è una delle città più belle del mondo, ovviamente non come Firenze, direbbe il sottoscritto, come ovvio che sia, ma è una città straordinaria, strepitosa, può accogliere, e l'abbiamo visto con la Apple Academy, i principali gruppi da tutto il mondo, perché quando vengono qui si innamorano della città. Bisogna farla diventare come la Florida, invece Giuseppe Conte la vuole far diventare come il Sussidistan. Giovani del Sud, giovani della Campania, giovani di Napoli, volete vivere del sussidio che vi promette Giuseppe Conte? Votate 5 Stelle. Volete provare a portare avanti i vostri sogni ed avere delle ambizioni belle, alte? E allora ragazzi, trasformiamo il Mezzogiorno, trasformiamo Napoli in quello che deve essere, una grande capitale di rinascita. Quanto ai soldi, io sono pronto a fare qualsiasi dibattito, se Conte è disponibile a farlo. Chi ha messo i soldi sulle ecoballe? Chi ha messo i soldi su Pompei? Chi ha messo i soldi sulla circumvesuviana? Devo andare avanti?